Però se io smetto lo yoga istantaneamente il mal di schiena bussa, bussa alla porta. Mamma affascinata, viaggiatrice, amante dello yoga, della vita. Cerco di camminare, di far movimento, o yoga naturalmente, e soprattutto metto tanta musica tra una colla e l'altra, così sono dei momenti in cui resetto il mood e le energie. Mi appesantisce avere tutto troppo programmato, quindi non avere dei momenti liberi per andare un po' col flow, per seguire quello che mi sento di fare in quel momento. Lo yoga è una grandissima fonte di sorriso perché quando finisco le pratiche, naturalmente l'energia è un'altra, è ripulita, senti questa gioia, questa pace, quindi il sorriso è spontaneo. Riuscire a connettermi a me stessa, capire cosa voglio e riuscire a metterlo in pratica.